Ciao ragazzi, volevo leggervi il comunicato di Zhang perché voglio fare un discorso in maniera approfondita. Vi ricordo nel frattempo, per chi volesse sostenere il canale, lo può fare solo ed esclusivamente gratis, cliccando su iscriviti ed attivando la campanellina. Ripeto, incominceranno le live. Serali. Il comunicato di Zhang racchiuse tutto in due parole, mettendo nel panico molti interisti e addirittura Zhang si fece anche molti nemici, tra cui prima del comunicato erano i suoi sostenitori. Nel corso dei mesi che hanno condotto alla scadenza della struttura di finanziamento con Octree, abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole, quindi pinco panco non era vero nulla. Come ti davano per ufficiale, no? Purtroppo i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Octree. Lui voleva che Octree si praticamente tramutasse da fondo speculativo a onlus. Tutto ciò è stato molto frustrante, ci credo, è stato frustrante, sì, t'hanno fatto Maramao, Zhang. È deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il club. Non era lui che metteva in rischio il club non avendo più un euro, era Octree che gestisce 200 milioni di miliardi, fantamiliardi di paperopoli, quindi che potrebbe mettere seriamente a repentaglio la stabilità. Se vi ricordate, in quel periodo ci furono giornali economico-finanziari di tutto rispetto, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Repubblica, che dissero che Zhang aveva rifiutato un'offerta. Ma indipendentemente dalle offerte e da chi voleva comprare l'Inter e da chi vuole comprare l'Inter, tutto ciò, cioè qual era il quadro della situazione? Il quadro della situazione era che Zhang preferiva affondare perché avrebbe continuato con prestiti e pago domani, piuttosto che vendere l'Inter. Perché lo scrisse Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere della Sera, loro scrivevano che Zhang non aveva voluto vendere l'Inter. Non lo scrive Giuse. Quindi, dove vuoi arrivare, Giuse? Se stai calmo, ci arrivo subito. Che non vi dovete incazzare con Octree se per prendere un ragazzo da 6 milioni ci vogliono 40 mesi. Vi dovete incazzare con chi c'era prima. Perché quando io dicevo che il calcio non è solo la palla che entra dentro, ma il calcio va visto, non ti dico a 360 gradi, ma il calcio va visto con un ampio raggio, va visto ad ampio raggio. E questi sono i risultati, perché la gestione finanziaria precedente è stata disastrosa. Di cosa ragioni? Ma di cosa vogliamo ragionare qui? Ve la dovete prendere la gestione precedente. Cosa c'entra Octree? Ma chi ti diceva che Octree ti faceva un mercato a 200 milioni? Aveva smesso di prendere le medicine in quel periodo. Gente inferocita da Octree, pezzi di M, tipo, ma ti devi incazzare o quello che c'era prima? Io te lo dicevo, ok lo scudetto, ok i titoli, ma quanto ci costeranno? Quanto ci costerà la seconda stella, lo scudetto? Vedi? Ci sono i video ancora online. Ma non serviva un genio per capirlo. Perché questo? Perché si guarda solo ed esclusivamente la palla e la rotola in porta. E questi sono i risultati. Qualcuno ci è rimasto male. Io lo sapevo di già, perché da inizio mercato e ti dico, guarda, questi o spenderanno un euro, o spenderanno, esce uno, entra un altro. Acquisti da 30-40 milioni non esistono. Per quello riguarda Palacios, che secondo me è un ottimo prospetto, pur conoscendolo poco, è la 70ª volta che te lo dico, ma ti dico anche che il Lipsia l'ha scoperto qualche giovane forte, no? Quindi qualcuno può averlo sbagliato, ci mancherebbe, ma il Lipsia comunque, cioè, è una fonte, sono degli scopritori di calciatori. Allora, lo dico l'ultima volta, a noi serve un centrale forte, lo sanno tutti, il centrale che serve a noi, giocando con un baricentro alto e senza l'aiuto dei braccetti in fase difensiva, perché la nostra difesa non si muove come si muoveva con Conte, dove dietro eri sempre a 5 e i braccetti avevano pochissima fase offensiva. Qui i braccetti vanno, i braccetti in questa squadra sono delle fonti di gioco, soprattutto bastoni a sinistra. Quindi centrale difensivo che serve a noi, giocando con un baricentro alto, senza l'aiuto dei braccetti. Dal punto di vista difensivo deve avere un posizionamento non ottimo, di più.
Vedi Acerbi, Acerbi ogni posizionamento non ha fatto vedere palla a Haaland in finale di Champions. Se Acerbi sfidava Haaland a campo aperto, Acerbi era fritto, ma con il posizionamento lo aspettava, sapeva dove mettersi. Quello è posizionamento, sapete? Deve essere tecnicamente anche di buon livello perché deve avere una buona uscita palla, perché comunque anche il centrale esce con la palla e deve avere una grande personalità. Ora te mi dirai, Palacios ce l'ha? No, Palacios tutte queste caratteristiche non ce l'ha, ma è un buon prospetto, è un ottimo prospetto, ma se no è un centrale con tutte queste caratteristiche lo paghi 40-45 milioni, noi non li abbiamo da spendere. Quindi se arriva Palacios, voi vi cazzate, quelli si cazzano con Rotri. Te non ti devi cazzare con Rotri, devi cazzare con quello che c'era prima e faceva debito, paga debito. Perché ti è piaciuta la seconda stella, è piaciuta a tutti. Però poi dopo c'è l'effetto retroattivo. E io queste cose qui le dicevo dall'anno scorso. La gente si cazza con Rotri, secondo me, continua a mistificare la realtà. Cosa cazzo c'entra Rotri? Rotri è un fondo speculativo, ha prestato dei soldi e poi se c'è la seconda stella qui. Devi ringraziare anche Oltri perché Zango non aveva i soldi per andare avanti. Se hai garantito la continuità aziendale è grazie a Oltri perché l'Inter ha garantito la continuità aziendale grazie al prestito di Oltri, oltre a pagarci una parte delle spese vive. E il signor Zang garantiva la continuità aziendale con il prestito di Oltri, non essendo in grado di restituire il prestito. Quindi con chi ti vuoi cazzare? Con chi ti vuoi cazzare? Di cosa ragioni? C'è questo ragazzo. Un'altra cosa poi, volevo parlare, grande rimpianto per me, perché ora ne stanno parlando tutti, ma chi segue questo canale lo sa bellissimo, lo sa benissimo. L'operazione Bellanova, vergognosa, paritetica a quella di Arnautovic. Perché? Perché te, e l'ho già detto in un video 5-6 mesi fa questa cosa, perché te prendi Bellanova dal Cagliari, prestito 3 milioni, riscatto a 11. 12, quelli che gli erano. Quindi per il prestito paghi 3 milioni. Inzaghi lo sappiamo tutti che non è un grandissimo estimatore dei giovani, però te Bellanova la prima volta me lo metti in campo perché non giocava mai, in Inter Empoli dove noi rimanemmo in 10 per espulsione di Skriniar. Ti ricordi? Fai un po' di mente locale. Ti ricordi? Inter Empoli, Skriniar espulso, lui mette Bellanova. Dall'altro cosa fa Inzaghi? Rimane, lì fece un grande errore. Già 11 contro 11 duravamo fatica. Quelle partite nate male che poi a volte finiscano peggio. Non rimani mai a 3 te, cioè cosa rimani a fare a 3 dietro? Sei uno in meno, devi cercare a pezza e quella devi sfruttare in 10, no? Comunque Inzaghi rimane a 3, mette Bellanova, va bene, messo in campo in inferiorità numerica. Sbaglia qualche appoggio, nessuno gli dà una mano, il giocatore fischiato, lui si mette a piangere. Però prima di andare via, il signor Bellanova, finale di Champions League, viene messo dentro l'ultima mezz'ora e fa le buche in terra, ara la fascia Bellanova, l'ultima mezz'ora di finale di Champions League contro il Manchester City. Concludo il video dicendoti e ricordandoti di iscriverti al canale gratis. Clicca su iscriviti, clicca, clicca. Devi cliccare su iscriviti, clicca su iscriviti. Bellanova 3 milioni, seguimi perché questo è veramente, non lo so come hanno fatto, cioè che poi beh, mi incazzo perché ad avercelo Bellanova oggi. Chissà perché quegli stupidi l'hanno pagato 25 milioni, no? 3 milioni per il prestito. Riscatto a 8, altri 8. Cosa fa l'Inter? Spende 3 milioni, lo ridà al Cagliari, che poi lo rigira al Torino. All'Inter mancavano 7 milioni da dare al Cagliari. Cosa fa l'Inter? Prende Cuadrado, rivoluzione tra gli interisti, bordello, lavoro, grande lavoro di Marotta per far digerire il peggior giocatore a livello di lealtà della storia del calcio, Cuadrado parlo. Marotta è fallito in modo di far digerire questa specie di giocatore che è arrivato all'Inter. 3 milioni e 2 di ingaggio, quindi sono quasi 6 milioni e mezzo lordi su Cuadrado per vederlo fare due balletti in allenamento, perché non ha mai giocato una partita intera. Ora io dico, quei 6-7 milioni che hai buttato nel cesso per Cuadrado, non era meglio investirli su Bellanova? Perché io mi ricordo molti di voi si incazzarono quando l'Inter diede via Bellanova e arrivò Cuadrado. Quindi vedi, indipendentemente dal fatto che ci sono stati pochi soldi, ma spesso ci sono state operazioni no sense
operazioni vergognose come quella di Arnautovic e quella di Bellanova e Cuadrado, perché Bellanova è talmente scarso che l'anno scorso è stato il primo esterno per dribbling riusciti. Quindi vuol dire tanto scarso non è. Cosa manca a questa squadra? Manca uno e sa che saltare nuovo. Ti faceva comodo Bellanova ora? Perché ora te lo prendevi con 10 e ora vale 25. Quindi di cosa ragioni, voglio aprire io. Di cosa ragioni? O parlo a voi, ragazzi. Parlo ai rompicoglioni. Fa anche rima. Di cosa ragioniamo? Ciao Ito.